E salve a tutti, oggi siamo qui tornati su gameplay. Infatti, come avevo detto nel video un nuovo inizio, non è che smetto di fare le vecchie cose. I gameplay sono la cosa più bella del mondo, perché puoi fare qualunque cosa e la gente ti guarda comunque. Forse. Quindi adesso andremo a fare 5 o 6 corse a seconda di come mi passa. Circuito di Mario abbastanza semplice, non mi va. Mario Politana troppo difficile, non mi va. Casuale, troppo casuale, Monte Wario. Mi piacciono i circuiti a giro unico. Se magari tutti decidessero il circuito potremmo anche iniziare. Adesso inizio anch'io a spammare. Cominciamo. Mi dà fastidio il fatto comunque che io abbia 6301 punti. Inizia benissimo la partita. Io devo stare zitto. Ma quanti siamo? 10? Sono ultimo tipo? No, 11 forse. Qua non so mai se prendo la stretta e poi andare a prendere lì lo speed, il coso. Sono troppo concentrato. Mi sta proprio alle calcagna sto figlio di puttana. No! Ok, se l'è beccato lui forse. Non ho... Ma come cazzo hai fatto a superarmi? Che c'hai tu? Giapponese. Tutti i giapponesi sono bravi ai videogiochi. Lo dice il nome stesso. Giappone. Non ha senso sta battuta. Va bene così. Come prima partita ci sta. Comunque io sono lo youtuber dei cavi. Cavo del microfono, cavo delle cuffie. Perché fare un bel setup era troppo difficile. Ok, iniziamo. Tutto bene. L'inizio online fa sempre schifo. Noi la facciamo larga. Andiamo a sbattere contro l'albero. E così aspettiamo i potenziamenti, quelli forti. In realtà è una tecnica che mi sono appena inventato, perché sto facendo cagare. E questo non do... Figlio di puttana, Todd. Va bene. Ok. Sono già biscotti. Poi non c'ho voglia di andare a trovare la clip online. Si spamma. Va bene. Ho perso il potenziamento. Si spamma. Non ho ben capito. Cosa cazzo è successo? Ok, vediamo di arrivare al me. Perché devo parlare? C'è tipo metà condominio che mi sta sentendo. Prima qua cos'è successo esattamente? Magari lo vedrò nell'editing, giustamente. Voi forse l'avete già visto, io no. Mi piace il fatto che ci sia questa estemporaneità. Cosa è successo? Io non lo... su 11, dai. L'importante è non fare tanto schifo. È interessante notare come il mio obiettivo è passato da essere almeno terzo a... Dai, essere a metà classifica non è proprio brutto. Bene, un corno. Il problema è di dalla valle di Yoshi, che soltanto la CPU fa strade... Soltanto la CPU fa strade diverse, tutti gli altri seguono sempre la migliore, proprio quella là che ho appena fatto vedere. Certo che Mario Kart 8, il guscio verde, proprio rompe i coglioni, è velocissimo. Brutta scimmia, ma mi denunciano anche per razzismo. Non so, sbattetemi fuori dalla lobby. Madonna santa. Allora, sono ultimo perché ho avuto problemi con la fotocamera. È la prima volta che mi succede. Mi dice che la velocità di scrittura della scheda SD è troppo lenta. Però a me è sempre andata, E questa è la cosa che mi fa più incazzare. Oltre al fatto di forse aver perso i dati e di essere arrivato nono. Tu guarda, se io devo perdere il turbo per sincronizzare l'audio e il video. Questa è una nuova challenge, ovvero recupera le posizioni perse. Siamo già sesti, quindi è già un ottimo risultato, direi, no? Il problema è che quando inizi ad avere questi problemi ti parte la depressione mega galattica e dici: ma che cazzo continua a fare? Ma questo non è il gioco. Porco, sta pista nella Wii era più difficile. Perché è partito in ritardo il guscio rosso? Non ho ben capito. Va bene lo stesso. Ok, siamo già quinti. Ed è già un grande... Vabbè, non abbiamo preso... Che culo! Che porco... That's 'cause Jesus Christ is... Perché il primo...
E che volevo fare una bella figura, far vedere che so. Ma c'è qualcuno con i trucchi per caso? Recensione Mario Kart 8 1. Perché faccio schifo. Metà posizione, ma non va bene. Il mio obiettivo è arrivare in classifica, invece sono sesto per colpa di una videocamera che ha deciso che completamente a caso non gli va più bene la scheda SD. E poi la cosa che mi piace di più della Switch è che praticamente è una Wii U migliorata. E c'è qualcuno ancora che dice che la Wii U fa schifo. La Wii U, o il Wii U, ha venduto poco a causa di una pessima gestione di marketing, soprattutto. Se i giochi facessero schifo, non li avrebbero messi sulla Switch, che ha venduto di più per un'ottima campagna di marketing. C'è anche gente che dice, ma le versioni della Wii U fanno più schifo. Grazie al cazzo, sono uscite 3 anni fa, gli sviluppatori hanno avuto il tempo di ripensare determinate cose. Che idea di merda! Non tanto di merda, dai. Allora, io mi chiedo, io quando becco un ostacolo sto fermo almeno 8 anni. Perché i giapponesi no? Perché tutti gli altri più che altro no? Che bastardo che sono stato! Che bastardo! Really, nigga? Cosa vuol dire sto verso? Assolutamente niente. Va benissimo il secondo posto. Va benissimo. Obiettivo raggiunto. E adesso sono così gasato da voler fare una terza gara. Però non è la terza gara questa. Ma vi immaginate Super Mario Galaxy rifatto completamente in 4K? Io lo comprerei subito anche se non ho monitor o TV 4K. Perché è tornato subito su? Perché? Perché? Perché lui sì e io no? Perché sti cosi adesso sono amici e prima erano nemici che io beccavo ogni singola volta? Perché tutti conoscono sta scorciatoia? Perché si è distrutto da solo? Ma non l'ho colpito! Ma sono io il problema? C'è qualcuno dietro di me? Direi proprio di sì. Dai, se vengo superato adesso... E c'era pure il guscio blu! Che 6369 e non 6370. Vabbè ragazzi, io penso che possa finire qui. Abbiamo avuto alti, molto bassi e altissimi. Se volete supportarmi, datemi l'amiibo di Mega Man che non ce l'ho. E ricordate che...